A quasi un anno di distanza dalla terribile alluvione che lo scorso 2 dicembre creò danni ingenti al comune di Pescara, compresa la morte di una donna annegata dentro la propria macchina in un sottopasso di Fontanelle, continuano ancora i disagi per alcune aree del territorio non ancora ripristinate. Colle Renazzo subì una frana che impedì ai residenti di muoversi per tantissimo tempo. Una bagarre di competenze e priorità che ha rinviato più volte la risoluzione del problema. Il vice sindaco fa sapere ora che la nuova giunta ha disposto un progetto dell'importo di 265.000 euro alla Regione Abruzzo per interventi riguardanti il dissesto idrogeologico proprio in vista dell'arrivo dell'autunno. Ieri è arrivato il provvedimento di sequestro dell'intera struttura, quindi stiamo verificando nella giornata di martedì, sarò in tribunale dal GIP che si occupa della questione insieme con il PM che si occupa sempre di questa questione per verificare lo stato dell'arte e capire quali conseguenze nel tempo si produrranno con questo nuovo sequestro della struttura. Per quanto riguarda invece Colle Renazzo, insomma, non aver fatto nel corso di questo anno nessun intervento significativo per ridurre o quantomeno per preservare la pubblica incolumità, gli uffici tecnici dopo l'ennesimo sopralluogo hanno ritenuto di dover interrompere quella strada per evitare che le prossime piogge possano determinare, come dire, fenomeni e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Sono situazioni veramente drammatiche perché su Pescara ormai è diventata una città dissestata, abbiamo 8 frane, la prossima che è in questo momento attenzionata e che molto probabilmente dovremo chiudere sarà via Fonte di Borea. Siamo in una situazione veramente particolare e drammatica, l'affrontiamo in tutti i giorni con la consapevolezza di creare disagi, ma nella certezza e nella volontà di evitare, come dire, situazioni peggiori.